Voglio solo un tetto sicuro per i miei figli. Basta, non chiedo altro. Dico, perché stanno arrivando a tutto ciò? È fondamentale intervenire adesso, perché l'emergenza abitativa deve essere gestita da chi ne ha la responsabilità sociale e politica e non nei tribunali. Capolinea penso che adesso prendono una soluzione, perché penso che 7 famiglie con 11 bambini, 4 bambini con la 104, io ne ho 2, ho 5 figli, 2 bambini con la 104, sono in una casa di nemmeno 50 metri quadri, cioè non è che io voglio trovare una casa lussuosa, voglio solo un tetto sicuro per i miei figli, basta, non chiedo altro. Dico, perché stanno arrivando a tutto ciò? Quando poi nel nostro palazzo ci sono altre 7 case vuote, hanno dato 5 appartamenti ad anziani che stanno venendo con famiglie, che poi queste famiglie, queste persone non so verano, da 8 mesi hanno avuto casa e non so verano in rindo palazzo, addirittura ci sono persone che hanno rifiutato la casa, quindi l'emergenza abitativa che adesso sta già andata in noi, voglio capire. Facciamo appello al sindaco di Napoli, stiamo parlando di 7 famiglie, di abitanti storici del centro della città, che rischiano uno sgombero ad horas. Sono famiglie con cui l'amministrazione ha avuto un confronto, la vecchia e la nuova amministrazione, ma ha la responsabilità di non avere concretizzato questo confronto in un percorso di regolarizzazione, di cui pure esistono le condizioni, integrando la destinazione d'uso di quell'immobile, considerando la loro gravissima situazione socio-economica. È fondamentale intervenire adesso, perché l'emergenza abitativa deve essere gestita da chi ne ha la responsabilità sociale e politica e non nei tribunali. È davvero inusuale che il tribunale intervenga in una situazione di emergenza abitativa che era già a conoscenza dell'amministrazione comunale, su cui c'era già un intervento in corso che era stato fermato per valutare la situazione socio-economica di queste famiglie. Tutte le famiglie che vivono all'interno di quello stabile e che in questo momento si trovano in questa condizione di disagio, e possiamo dire che sono famiglie precarie con problemi molto seri, anche di povertà, anche di fragilità, di disabilità, di malattie. Quindi questo è chiaro che questa amministrazione ha a cuore il benessere dei cittadini, e per questo oggi faremo un tavolo tecnico dove ci incontriamo con tutti gli assessori sul tema, per cercare di capire quale può essere una soluzione che non crei enorme disagio alle famiglie. Ma comunque non le lasciamo per strada, in una maniera o nell'altra cercheremo di sostenerle e di aiutarle.